Eccoli, sono tornati in questo nuovo fantastico video in cui reagiamo alla canzone di Valerio Mazzei, Turbas. Proprio per questo ci siamo armati di un cappello di Venezia, che in realtà non c'è niente, non ho un cappello da tipo che guida gli autobus, quindi non lo so, ho un po' azzardato con quello, ma mi sa che ho fallito miseramente. Quindi, visto che non ho nulla da dirvi di importante, di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, iniziamo subito questa reaction di Turbas. Scusate per i capelli, ma nessuno interessa perché tanto siamo su un bellissimo e stupendissimo autobus. Iniziamo con Laus, un Mazzei, una non mi viene il nome perché sono stupido. Non mi viene il nome. Questa, quell'elemento molto cinese, anzi giapponesoso, era simpatico. Ultimamente Soul Mafia mi sta rovinando. Comunque, andiamo. Fumo. Chi è che ha acceso la sigaretta elettronica? Cioè, non si vede niente. Ok. Mi sa che quell'autobus è finito in un tunnel spazio-temporale. Non so se avete visto quella parte lì tutta sbrilluccicosa, e mi sa che non li abbiamo persi per sempre il Block Team. Comunque, intanto una televisione degli anni 80 non prende bene il segnale. Beh, scusa, aspetta, quando eri solo non ero con te, è un po' normale, non ti conoscevo, non è che potevamo stare con te, cioè, Valerio, voi potevi scrivere tipo: oh, guarda, io esisto! Allora, guarda, con te ci saremmo stati con grande piacere. Infatti, siamo fermi a questi 5.000 iscritti da tipo 6 mesi. Sì, siamo proprio fermi là, sì. Siamo ancora nel mezzo del cammino di nostra vita, nel tunnel spazio-temporale. Guarda quanti fake mi copiano e lo so che sto girando sopra un Turbas. Ma perché mi cambia il testo? Stavo cantando, perché mi cambia il testo? Mi piace questo ritornello. Comunque andiamo avanti perché questo ritornello mi intriga tanto. Io voglio fare il TikTok. Non so fare quello che sto facendo, ma sappi che quando ti vedo ti regalo un banjo. E poi quando ti compro un cane io ti regalo pure il mare, perché quando poi vai dritto sei un grande. Stavo dicendo una cosa brutta, brutta, quindi non la continuo, ino. La smetto perché non fa più ridere da 5 minuti, minuti. Basta, andiamo avanti. Scusate se vi ho rovinato l'esperienza del video. Quindi scusate, no, devo capire sta cosa. Si balla così, no? Turbas, Turbas, nel senso che si fa un po' a destra e poi un po' a sinistra. Sinistra. Allora, se mi chiamate a me non sento mai perché il telefono è perennemente in silenzioso. Quindi non mi sentirete mai nella vita se mi chiamate a me. In giro sul Turbas first class, sono con i bro, it's just us. Un giorno me ne andrò via da qua. All eyes on us. And now look at me now, le parla di me, ma non sa cosa ho fatto, le strade go. Perché queste frasi inglesi così a caso messe in mezzo? Perché mettete l'inglese in mezzo? È così bella la nostra lingua? Perché? 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 Ah, se fossimo la crusca. Ho preso persone che ho perso seguendo me stesso, ma imparando tanto, yeah. Chiedi le foto ai miei fra. Io vado avanti, tu resti là. Vivo il mio sogno, tu wake up. Baby, get out my way. Io non so chi sei. Guarda quanti fake mi copiano e lo so che sto girando sopra un Turbas. Turbas, 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 Turbas. Perché sbaglio la canzone? Turbas, Turbas. Ok, si è capito che sta canzone mi piace. Mi piace questo ritornello molto, non lo so, tipo: signori, oggi in piscina abbiamo Turbas, Valerio Mazzei, Sespoer, Rosalba e Nontesi, e mi sto dimenticando qualcuno. Perché? E Marta Losito, l'ho ricordata alla fine, sei.
turba, turba. Che cos'è successo a quel sespo? Chi è che gli ha scompigliato i capelli in quel modo? Oh, parrucchiere! Oh, parrucchiere! Non c'è. Ah, è vacanza. Ah, scusa, non chiedo più niente. Chiedo vegna. Sai che è il mio momento. Ma scusate, ma quello è in calzini. Ah, sono tutti in calzini. Ciao. 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 È finita. Mi piaceva di più di quella di Sespo, molto di più. E qui ho fatto anche la mia esposizione canora, quindi spero che vi sia piaciuta, perché ci vediamo a Sanremo con quella canzone che si intitola Un Chris e mezzo. Ci secca un cacchio quello che ho detto, però va bene. E quindi, non lo so. Allora, scrivetemi i vostri pareri nei commenti. Voglio sapere cosa ne pensate di questa canzone. Io cosa ne penso? Che preferisco questa a quella di Sespo. Non so, mi sembra più Turbas, Turbas, na 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 na, Turbas, Turbas. E mi piace anche di più di quella di Montesi. Scusami Montesi, ma questa canzone mi piace davvero tanto. Ho visto un bellissimo commento di Andrea che chiede: ora vogliamo la canzone di Valarta e Valespo. Sono d'accordo, Andrea, sei assolutamente un grandissimo brainstormer, quindi tu sei un grande, ti voglio assunto, perché tu hai delle idee geniali. Quindi la canzone mi è piaciuta, l'abbiamo reactionata bene. Mi alzo perché così non mi si vede, non posso alzarmi. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto. È stato così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo fantasmagorico video. Ormai questo aggettivo non lo so, ce l'ho in testa da tanto tempo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ora è più bello lo sfondo. Uffa. L'ho scoperto solo adesso. Arrivederci.